Ciao a tutti amici di xmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la tastiera da gaming Razer Black Widow Tournament Edition Chroma. La confezione, come al solito, è molto sgargiante di illustrazioni e di caratteristiche presenti sia nella parte frontale sia nel retro della stessa. Una volta aperta la confezione, troveremo al suo interno un classico bundle di prodotti Razer composto da una quick start guide, due classici stickers da applicare dove vorremo e due classici cartoncini con i ringraziamenti da parte dell'azienda per aver acquistato la tastiera. Inoltre, a differenza di altre tastiere in commercio, la Tournament Edition di Razer ci viene accompagnata da una borsa molto resistente ad eventuali urti. Ovviamente la personalizzazione è sempre molto buona e troviamo un ricamo del logo Razer al centro proprio della superficie superiore di questa borsa. Ovviamente all'interno della stessa troviamo il cavo USB rivestito in treccia di tessuto con cappuccio, i due connettori sono ovviamente placcati in oro e come possiamo vedere il cavo è removibile e quindi avremo più facilità a trasportare la tastiera da un posto ad un altro. Ovviamente all'interno della confezione è presente la tastiera che, come possiamo vedere, è nel formato TKL, ovvero privo del tastierino numerico, come abbiamo visto nella recensione della Razer Black Widow Chroma, ovvero nel formato full size, scusate. Il layout di digitazione per questa tastiera è inglese. Troviamo ovviamente il classico logo Razer che si illuminerà del colore che noi imposteremo dal software Razer Synapse. Sono presenti ovviamente i tasti multimediali da F1 ad F3, la prima serie, e gli altri da F5 ad F12. I tasti F9 ed F10 ci permetteranno, in combinazione con il classico tasto funzione, di iniziare a recordare delle macro direttamente in gioco, mentre i tasti F11 ed F12 ci permetteranno di aumentare o di diminuire la retroilluminazione, che ricordiamo essere una retroilluminazione RGB a più livelli. Ovviamente, come abbiamo visto anche nella recensione della Black Widow, potremmo importare direttamente dal forum della Razer vari profili creati dai vari utenti e quindi dare un tocco più sofisticato e più aggressivo alla tastiera. Essendo una tastiera in formato TKL, quindi dal formato ridotto, avremo la possibilità di installarla, quindi posizionarla su più piani di lavoro e potremo ovviamente trasportarla. Come abbiamo detto anche nella parte superiore, scusate, della tastiera, abbiamo l'ingresso per il connettore micro USB che ci permetterà di essere inserito o scollegato e quindi trasportarlo più agevolmente. Nel retro della tastiera troviamo un design, diciamo, classico, quindi caratterizzato da tre piedini in gomma nella parte inferiore e nella parte superiore altri due, oltre ai piedini in plastica che ci permetteranno di rialzare la tastiera e quindi agevolare anche un'eventuale scrittura. Come possiamo sentire da questa digitazione dei tasti, a differenza del modello che abbiamo ricevuto la scorsa volta, questa è dotata dei Razer Green, quindi dei switch meccanici simili ai CRMX Blue, che sono però prodotti dalla Kyle. Adesso ve ne mostriamo uno. E come possiamo vedere, nella parte superiore troviamo la serigrafia Razer, mentre nella parte inferiore quella dell'azienda Kyle. Cioè degli switch Kyle, l'azienda è la Kelua. Nella parte superiore ovviamente troviamo il LED che potremo retroilluminare del colore che sceglieremo poi successivamente nel software Razer Synapse. Per ora è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto a tutto lo staff.